averne diretta la possibilità di lettura, e nel frattempo che la fotocopiatrice lavora possiamo accendiamo il gas, buttiamo la pasta. Per quanto riguarda la richiesta che ha fatto il consigliere Tripodi nel suo ultimo intervento sull'ammissibilità o meno, se ho capito bene, no? Sull'ammissibilità o meno di uno o più emendamenti, mi pare di poter dire con il conforto del segretario che formalmente gli emendamenti sono tutti ammissibili, cioè senza, dal punto di vista formale. Anche il primo, nel senso che il parere tecnico del segretario conforta me sul fatto che dal punto di vista formale sull'accettazione o meno dell'emendamento numero 1 che recita aggiungere, dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento e gli elementi programmatici di sviluppo del comune di Bra saranno oggetto di approvazione consiliare. Quindi metto ai voti questo emendamento. Segnaliamo la nostra presenza. Ovviamente votare sì significa accettare l'emendamento, votare no significa rifiutare l'emendamento. Quindici su 17, va bene, possiamo votare. Scusate, mi pare che si possa chiudere la votazione, quindi l'emendamento 1 è respinto perché ha ottenuto un voto favorevole, 9 voti contrari e 5 voti astenuti. Passiamo all'emendamento numero 2 che recita dare atto che le linee programmatiche e lo schema del contratto di servizio inserite nell'atto di gara della stazione appaltante
saranno preventivamente sottoposti alla commissione consiliare competente. Ripetiamo quindi le procedure. Possiamo votare. Votazione chiusa, stesso identico risultato di prima, 1 favorevole, 9 contrari, 5 astenuti. Terzo e ultimo emendamento, dare atto che non sono apportabili modifiche sostanziali alla bozza di convenzione oggetto della presente delibera. Idem come sopra, stessa procedura. Tutti registrati. Mancano tre persone. Finito. Come prima, 1 favorevole, 9 contrari e 5 astenuti. Quindi gli emendamenti sono stati respinti. Adesso pongo in votazione il testo così come è nella proposta. Ricordo. Con l'aggiunta, diamo atto della richiesta del consigliere Tripodi, aggiungiamo che le commissioni sono state 2 commissioni servizi in concessione. Ricordo che poi dovremo votare anche l'immediata eseguibilità, quindi per adesso votiamo la proposta così com'è, la numero 4. Segnaliamo la presenza. Tutti registrati, possiamo votare la proposta nella sua originalità. Quattordici favorevoli e 1 contrario. Mettiamo in votazione anche la immediata eseguibilità della delibera. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, 14 favorevoli e 1 contrario. Passiamo alla proposta numero 5. Consultale giovanile, modifiche e integrazioni allo statuto approvato con deliberazione Consiglio Comunale numero 63 del 28 settembre 2005. Il consigliere delegato Maggiù è assente, l'abbiamo detto prima, e penso che illustri il sindaco. Prego, signor sindaco. È indubbio che l'intervento del consigliere sarebbe stato più approfondito e più certamente con maggiori elementi rispetto a quelli che io posso proporvi. Abbiamo con lui condiviso il percorso che ha portato a questa proposta di modifica. La proposta di modifica si basa sostanzialmente su 2 elementi che vengono sulla base dell'esperienza della consulta giovanile. Il primo è quello di aprire una partecipazione della consulta giovanile, a differenza del passato, tutti i giovani che frequentino la nostra città, siano essi residenti o non residenti, purché abbiano una condizione di appartenenza all'essere iscritti ad una scuola della città, far parte di una far parte dell'Università di Pollenzo, far parte di un'associazione sportiva, di volontariato, ricreativa, eccetera, cioè essere parte
della struttura più generale in cui un giovane può dare un suo contributo. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è quello legato al fatto che la presidenza, che un tempo rappresentava una sorta di discussione in piccolo, di come c'erano dei dibattiti magari di formazioni di presidenze a livelli diversi, l'idea della presidenza a rotazione dà un senso esatto del ruolo del presidente, che ha un ruolo di coordinamento, di rappresentanza della consulta per il periodo in cui svolge questa funzione, ma in una rotazione quadrimestrale nell'arco dei 2 anni tutti i componenti del direttivo di fatto ruotano e coordinano e imparano anche il meccanismo del coordinamento e del lavoro di rappresentanza dell'ente di cui fanno parte. Io direi che è un modo in cui investiamo credendo che ci sia una forma nella quale non obbligatoriamente si ha bisogno di avere una continuità di ruolo per poter svolgere adeguatamente un ruolo di coordinamento. Grazie signor Sindaco che ha illustrato questo testo. Consigliere Paniero, prego. Io prima di entrare nel merito della delibera, collegandomi a quello che ha detto il Sindaco, chiedo a tutto il Consiglio Comunale la possibilità di un rinvio di questa delibera, affrontandola di nuovo in un Consiglio Comunale, magari alla presenza del consigliere Hub, che ha seguito, come ha detto il Sindaco, in maniera più approfondita le variazioni, in quanto consigliere delegato, le variazioni a questo regolamento, anche perché così abbiamo anche un po' più di tempo per affrontare l'argomento che è stato affrontato nella seduta dei capigruppo del 15-12, se non leggo male, sulla delibera, dove mi sembra che siano uscite diverse sensibilità sull'argomento. Quindi anche in forma, non dico di rispetto perché è esagerato, perché il Sindaco l'ha presentata e alla minoranza può andare benissimo, va benissimo, però a nome di tutta la minoranza chiedo il rinvio di questa delibera a una prossima discussione, al prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola al Sindaco, prego. Il consigliere Hub non è assente per ragioni, ma è assente per ragioni personali, anche familiari, anche del tutto particolari e forse anche gravi, e quindi prima di andare via ho voluto sentirlo e sentire con lui e confrontarmi con lui domenica relativamente alla opportunità di ritirare questa delibera o di mandarla avanti, assumendomi e sentendo da lui le indicazioni e gli interventi che sono stati oggetto del mio intervento precedente. Sottolineo che questi passaggi li avevamo già fatti precedentemente, poi lui ha seguito direttamente in commissione questa partita, mi ha chiesto per cortesia di portarla in consiglio anche alla luce dei molti contatti che in questi mesi ha avuto con dei ragazzi per poter mandare avanti questo tipo di iniziativa. E quindi non ritengo che non ritengo esistano le condizioni per ritirarla. Bene, grazie al Sindaco per queste precisazioni. Se non ci sono interventi, io pongo in votazione la delibera così com'è. Prego, consigliere Allasia, basta dire, se non ci sono interventi, gli interventi arrivano. Sì, grazie Presidente. Allora, sì, effettivamente i punti
punti che ha toccato il sindaco, che sono anche i punti che ha toccato il consigliere delegato nella sua spiegazione in commissione, sono i punti sicuramente positivi, no? Cioè l'allargamento della partecipazione, non solo a chi è residente o a chi è all'interno di istituzioni scolastiche cittadine, no? E quindi l'allargamento della base partecipativa, diciamo. E anche positivo il meccanismo della rotazione, dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, che da 3 cambia nome, va bene, ma passa a 6 membri, se ricordo bene. Tutto bene. E secondo me invece ci sono però dei punti critici, o meglio critici, dei punti che secondo me valeva la pena approfondire, perché visto che c'era l'occasione di modificare lo statuto, il regolamento si poteva approfittare per, secondo me, eliminare alcune storture di quel regolamento. In particolare si cita che, a differenza di prima, all'interno dell'organo direttivo della consulta ci siano degli amministratori locali. Il regolamento nuovo prevede questo. Ora, io ritengo, no, in quello nuovo, nel direttivo, e il vecchio prevedeva la presenza in assemblea, e io penso che, date le motivazioni proprio che ha portato il consigliere Abbe, e mi dispiace che non sia presente, perché ovviamente sarebbe stato lui la persona più indicata a spiegare le motivazioni per cui si è arrivati a questa formulazione. Direi, visto che il punto principale, uno dei punti principali indicati in questa svolta nel regolamento della consulta era quella di avere una controparte, un dialogo con la controparte, che era l'amministrazione. Ora, io penso che se l'amministrazione comunale debba essere controparte, non abbia senso che faccia parte dell'organo direttivo della parte stessa. Inoltre, c'è anche un'indicazione, ci sono secondo me, precisazioni da fare all'interno della modifica di quel regolamento, che poi spiegherò dopo e vado avanti. Il punto principale anche di questa modifica del regolamento proposta dal consigliere era che la consulta precedente era naufragata, da una parte perché c'era la mancanza della controparte intesa come amministrazione comunale, cioè mancava il dialogo, e dall'altra c'era un'eccessiva politicizzazione delle componenti della consulta. Secondo me, a maggior ragione, la presenza all'interno degli organi direttivi è sbagliata in questo senso, perché quello che determinerà la partecipazione e il successo della consulta non sarà tanto l'avere la presenza obbligata o meno di membri del consiglio comunale o dell'amministrazione all'interno né dell'assemblea né degli organi direttivi, ma sarà la volontà da una parte politica dell'amministrazione locale di farsi controparte della consulta, e dall'altra dei ragazzi che vorranno determinare con efficacia la loro azione. Io quindi ho preparato degli emendamenti per questa proposta di delibera, che sono essenzialmente una selezione dei commenti che ho inviato per iscritto al termine della seduta consigliare, scusate, al termine della seduta della commissione, della conferenza capigruppo, 15 dicembre, sì. Vabbè, diciamo a metà dicembre, della conferenza capigruppo di metà dicembre, perché dopo la discussione verbale avevo promesso di mandare quelle note per iscritto, avevo chiesto espressamente al consigliere Abbe se lo riteneva necessario, non ho ricevuto nessun commento, e quindi convinto della bontà delle proposte
e del senso, insomma, delle proposte, intendo presentare gli emendamenti. Li vado a enunciare brevemente e anche su questi chiederei votazione separata. Allora, per quanto riguarda l'articolo 2, aggiungerei una lettera G, similmente a quello che succede, o almeno è previsto, nel regolamento della consulta delle pari opportunità. La consulta relaziona almeno una volta all'anno sulla propria attività alla conferenza capigruppo, cioè voglio dire a un organo consigliare. Relazione sulla propria attività. Il secondo comma, questo perché? Per istituzionalizzare proprio il dialogo. No, non c'è, c'è la, chiedo scusa. Il punto F adesso prevede una sottomissione, un'approvazione da parte della giunta della parte progettuale, no? Anche per i necessari stanziamenti, prima era prevista la voce di bilancio, adesso PEG. Io dico di aggiungere una voce e dico relazionare, quindi non sottoporre l'approvazione a un organo consigliare che ho individuato nella conferenza capigruppo. Esatto, è un punto G, la lettera G, anziché per chiedo scusa. Il secondo emendamento invece e una precisazione, perché secondo me c'era una cosa non chiara, leggo il testo che originale e quello che modificherei. Fanno parte dell'assemblea tutti i giovani, ti ha compreso, fra i 15 e i 30 anni, che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo e inseriti nel registro degli appartenenti alla consulta. Questa è la parte che avrei modificato, perché avrei inserito l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare. Ho previsto un ufficio, all'ufficio scuola o altro ufficio allo scopo individuato dall'amministrazione comunale e inserite nel registro degli appartenenti alla consulta. Questo perché nel passaggio successivo il regolamento prevede il registro è tenuto ed aggiornato dall'ufficio di cui al comma precedente, ma al comma precedente non c'è nessuna indicazione di nessun ufficio, allora era solo diciamo qualcosa per rendere più chiaro il testo. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 3, nel vecchio regolamento, nel precedente regolamento, erano previsti dei membri di diritto dell'assemblea. L'emendamento numero 3 emenda l'articolo 4. Nell'articolo 4 si definiscono i membri dell'assemblea e c'è questa apertura non semplicemente vincolata a dei soggetti, diciamo, non dico istituzionali, ma ben individuati. E in questa parte erano inseriti come membri di diritto l'assessore alle politiche giovanili, adesso non mi ricordo più esattamente se erano le stesse figure, e l'eventuale consigliere delegato, forse era il sindaco. Ora, il testo dice, il nuovo testo, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Bra, l'eventuale consigliere delegato alle politiche giovanili, e il funzionario responsabile del servizio partecipano all'assemblea senza diritto di voto. Hanno diritto di parola solo se autorizzati dal presidente di seduta. Ora, siccome questa frase qua è poi riportata nell'articolo 7, non mi è chiaro se qui la volontà sia quella di, a me non è esplicitato, che siano membri di diritto sempre le figure appena citate, oppure semplicemente ci si richiami come all'articolo 7 in cui si dice che tutti i membri della giunta, tutti i consiglieri e il sindaco hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto e avendo la parola solo dal presidente. Siccome è già scritta nel funzionamento dell'assemblea, non ho capito se questa è rimasta lì, diciamo nella penna, oppure si vuole dire che sono membri di diritto, che è un'altra cosa. Io sarei per stralciarla, visto che non è specificato altrimenti. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 4, qui è il punto, salute, qui è il punto per me più importante, l'articolo 5, c'è il punto 2 che prevede l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Bra, l'eventuale consigliere delegato alle politiche giovanili, in sostanza sono parte del consiglio del direttivo, chiedo scusa, e io ritengo che non sia opportuno. Per quanto riguarda invece l'ultimo emendamento, anche questo è solo, secondo me, è solo di chiarimento, l'ultimo emendamento, all'articolo 5, lettera D,
Si dice che il direttivo resta in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un secondo mandato. Parlando con il consigliere in commissione, in conferenza, ho capito che si volesse intendere che i membri del direttivo, i componenti del direttivo non possono svolgere più di 2 mandati, punto a capo. Il fatto, quindi, io avrei modificato il testo solo per esplicitare questo, perché qua sembra che sia limitato solo alla rielezione, cioè non fare 2 mandati consecutivi, almeno io così lo intendo, leggermente ambiguo, per cui avrei proposto la modifica: i membri della consulta non possono far parte del direttivo per più di 2 mandati. Quindi lasciamo perdere la rielezione consecutiva o meno. Per me mi sembrava solo un modo per chiarire il testo, non è una questione di merito. Grazie. Consigliere, se può dare il testo all'usciere, così. Quello che sta, siamo a Natale, siamo buoni. Sì, ma allora, sì. Così, adesso aspetto di vedere il testo. No, no, cioè nel frattempo la signora, scusate, fatele fare le fotocopie, scusate, fatele fare le fotocopie, altrimenti poi. Sì, sì. Ecco, mentre nel frattempo la signora fa le fotocopie, allora io approfitto di questa occasione, no? Chiedo scusa, consigliere Ferrero, per cortesia, approfitto di questa pausa per dire alcune cose. Chiedo scusa, manteniamo, diamo il diritto di parola di poter parlare a chi, prego, grazie comunque, per cortesia. Voglio dire alcune cose, avendo presieduto la conferenza dei capigruppo che ha trattato anche di questo argomento, mi pare che alcuni emendamenti possono essere accolti. Adesso cito a memoria, per quanto riguarda invece la della giunta, assessore e consigliere delegato, sono citati in 2 articoli diversi. Da una parte si cita la loro presenza all'interno dell'assemblea, ma dall'altra parte si cita il loro diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea. Quindi sono due concetti diversi. Benissimo. Se posso fare invece un'affermazione più generale, più volte consigliere Lasia ha citato la parola controparte. L'espressione controparte richiama un po' le trattative sindacali o comunque la consapevolezza, quasi la considerazione spontanea e scontata che si tratti comunque di una presenza che deve essere per forza di cose, non dico in termini già di per sé, ma forse potenzialmente avversa all'altra parte. Io penso che tutti quelli che erano presenti nella conferenza dei capigruppo che ha trattato questo argomento fossimo sufficientemente convergenti sul fatto che si tratta di una consulta comunale e pertanto, adesso cito a memoria quello che abbiamo detto, ma penso di ricordare abbastanza bene, da più interventi era emersa questa considerazione. Si tratta di una consulta comunale e pertanto parere mio e non solo mio, ma penso di interpretare l'espressione dell'intera maggioranza, è quella che un conto è un'associazione di giovani, di gruppi che autonomamente, legittimamente si possono trovare e possono anche chiamarsi l'associazione, che ne so, gli amici della città di Bra, ecco, o gli amici del Giaguaro. Un altro discorso è invece una consulta che voglia chiamarsi e che intenda essere consulta comunale. Quindi se è una consulta comunale, mio parere personale, ma penso anche della maggioranza, deve
necessariamente prevedere la figura e la presenza negli organi che sono l'assemblea, che sono anche il direttivo, di esponenti del Consiglio e della Giunta, ancorché, come ampiamente è stato detto, con il riconoscimento che questi non abbiano, ma è giusto che sia così, non abbiano il diritto di voto. Però la presenza nell'organo del direttivo e nell'organo dell'assemblea io la ritengo importante, proprio perché si tratta, ripeto, di una consulta comunale e non di un'associazione giovanile generica che può essere praticamente organizzata da tutti in qualunque momento senza comunque che si debba chiamare consulta comunale. Ecco. Anche perché mi pare che non ci siano da parte sicuramente della maggioranza, ma da parte di nessuno qui presente, maggioranza o minoranza che siano, non ci siano delle volontà di mettere cappelli su iniziative dei giovani, anzi, cioè, ancora grazie a che in questi anni così difficili ci siano ragazzi, persone da 15 ai 30 anni compiuti, che abbiano voglia, tempo, passione civile per dare voce alle istanze di quel gruppo, di quel mondo che si rappresentano. Quindi non vedrei, ecco, uno scontro né di parti né di controparti e neanche una sorta di trattativa a oltranza. Qui si tratta di permettere ai ragazzi di elaborare i loro progetti con la supervisione necessaria, certamente, dell'amministrazione comunale. Ecco, nel frattempo sono arrivati anche gli emendamenti, ringrazio l'usciere che li ha prontamente predisposti. Prego, consigliere Allasia. Grazie Presidente, per rispondere prendevo spunto proprio dalle sue considerazioni. Sì, controparte non vuol dire per forza una parte conflittuale, però diciamo che se ci deve essere un dialogo, il dialogo si svolge tra almeno due soggetti. I due soggetti sono autonomi e indipendenti, questo è il senso della mia proposta. Non per l'accezione negativa, diciamo conflittuale del termine, ma solo per dire se ci vuole un dialogo, che il dialogo è sollecitato dai giovani, devono poter dialogare in autonomia. E quindi senza la presenza dell'altra parte al proprio interno, ma non tanto all'interno di per sé all'assemblea, perché visto che le assemblee sono pubbliche e visto che tutti possono partecipare e ascoltare cosa si dicono in assemblea e eventualmente chiedere permesso per intervenire, su questo io non vedo problemi. Quello che, su cui vedo problemi e su cui mi permetto di correggerla è la questione del direttivo, perché la questione del diritto di voto, cioè dell'assenza di diritto di voto, viene esplicitato solo per la partecipazione in assemblea. Nel direttivo non si parla di diritto di voto, semplicemente fanno parte del direttivo. Se il direttivo mette in pratica e decide e al suo interno avrà delle votazioni per, non è esplicitato che gli amministratori non avranno diritto di voto. Ecco, questo è il senso delle mie modifiche. Grazie. Grazie a lei. Nel frattempo chiedo che mi sia portata anche una copia degli emendamenti, grazie. Su due pagine, vero? Benissimo. Allora, se non ci sono interventi o se i gruppi vogliono esprimersi su quale emendamento, eventualmente quale o quali accettino e quali no, insomma, sono liberi. Togliamo ufficio scuola. Però forma giovani. Sì, ufficio comune. Allora, tanto per essere chiari, si fa per dire, si potrebbe, almeno io chiedo, che l'emendamento del consigliere Allasia, il secondo, laddove comincia con, se il consigliere Allasia mi segue, ha bisogno del suo conforto,
il suo secondo emendamento, che comincia con fanno parte dell'assemblea tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, si sarebbe da aggiungere, almeno la proposta è questa: fanno parte dell'assemblea tutti i giovani tra i 15 e i 30 anni che chiedono di fare parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare all'ufficio comunale allo scopo individuato. Eccetera eccetera, per lasciare l'ufficio comunale, va bene? Sì, però io prego. Consigliere Somaglia, prego. Presidente, chiedo scusa, però volevo tornare un attimo sull'intervento del consigliere Panero, perché alla luce volevo tornare un attimo sull'intervento del consigliere Panero quando chiedeva di rimandare l'approvazione di questo regolamento, perché alla luce anche della proposta di diversi emendamenti, io ritengo che una discussione debba essere fatta in altra sede, non direttamente in consiglio, ma che in consiglio possono esserci degli emendamenti parziali, non di rilievo, ecco. Anche alla luce della, a nostro avviso, non urgenza della delibera di questo regolamento, ecco, non penso che la consulta si debba riunire tra Natale e Capodanno, e quindi nel caso di rimando al prossimo consiglio ci sarebbe l'opportunità di parlarne e approfondire nella sede forse più opportuna, che non so se sia quella dei capigruppo o di una commissione ad hoc, ecco. Grazie consigliere Somaglia, ma mi pare di aver capito che la richiesta legittima, ci mancherebbe, di sospensione della delibera sia provenuta e provenga da una parte, non del consiglio comunale, della minoranza. Mi pare che invece la maggioranza abbia intenzione, come ha detto il sindaco prima, di portare all'approvazione il testo così com'è. Ma questi sono gli emendamenti che ha presentato un consigliere comunale legittimamente, e pertanto saranno esaminati e votati con le procedure previste, no, per quanto riguarda l'esame degli emendamenti. Quindi io mi fermo qui. Consigliere Tripodi, prego. Chiesto la parola al sindaco. Grazie Presidente. Già in commissione, già in conferenza dei capigruppo, avevo già espresso alcune questioni in merito a questo regolamento della consulta, di questa consulta. Partiamo dal presupposto che gli emendamenti presentati dal consigliere Alasia sono numerosi. Partiamo anche dal presupposto che su questa questione sarebbe stata fondamentale, o comunque sarebbe potuto avere comunque una condivisione totale in cui magari ognuno di noi afferma le proposte, o comunque vuole un dibattito all'interno del Consiglio Comunale,
Poi nel momento in cui vi sono tutti questi emendamenti è difficile che qualcuno ascolti l'altro, le proposte dell'altro, perché se siamo qui o leggiamo gli emendamenti e li mettiamo insieme uno con l'altro o ascoltiamo le proposte di chi si alza e dice la propria. Quindi sarebbe stato meglio una commissione. Comunque, per tornare di nuovo nel merito della consulta, il vecchio statuto prevedeva dei membri di diritto e dei membri di diritto con diritto di voto, che erano quelli che erano appunto considerati i rappresentanti dei consigli studenteschi, dei vari istituti braidesi, rappresentanti votati all'interno dei vari istituti, e quindi rappresentavano e rappresentano tuttora comunque una parte ingente e importante della comunità, tutte ragazzi che comunque vivono e sono condizionati e condizionano in maniera importante la realtà giovanile. Nel vecchio statuto vi era anche una rappresentanza di associazioni che facevano riferimento ad associazioni giovanili, dove vi era una associazioni giovanili dove anche proprio la composizione delle associazioni si prevedeva che dovessero andare da una certa età sino ad una certa età, quindi dai 15 ai 30 anni. Le persone che facevano parte della consulta rappresentavano in maniera chiara comunque un determinato numero di persone, che potevano essere dei gruppi musicali, un'associazione di oratori e quant'altro. Il fatto di allargare in questa maniera la partecipazione, sì, potrà essere di maggiore impulso, magari per migliorare, non so come, non so perché, i lavori della consulta, visto e considerato che io ricordo, mi dispiace parlare di una persona che non è presente, però la persona che non è presente ad oggi ha detto la consulta giovanile è ormai ferma da 3 anni. Questo ha detto il consigliere delegato Abdè durante la commissione. È ferma 3 anni prima, non era ferma 3 anni prima della consulta comunale, qualcosa lo si faceva, e come ogni anno all'interno della consulta era previsto all'interno del bilancio un capitolo specifico dove la consulta presentava un proprio progetto, questo progetto veniva presentato alla giunta, la giunta accettava e metteva un capitolo di bilancio apposita per poi sposare quel tipo di progetto. Io non ero a conoscenza del fatto che è da 3 anni che la consulta, questa tipologia di consulta fosse ferma. Lì su questo mi sarebbe piaciuto anche in questo consesso parlare con chi è il delegato delle politiche giovanili, ma appunto non essendoci rimaniamo così. Quindi per quanto ci riguarda, il nostro gruppo vede questa opportunità di dibattere questa sera su questa delibera, un'opportunità che poteva essere magari affrontata in una commissione, per arrivare ad un intento, diciamo, condiviso con tutti. Non possiamo andare a votare una consulta dei giovani e magari a essere divisi su una consulta dei giovani, dove sui giovani dobbiamo prevedere il massimo dell'interesse a essere uniti e capire che le istituzioni sono vicine in tutto e per tutto all'interesse quello giovanile, e creare delle politiche giovanili che possano rispecchiare e possano servire realmente i giovani, perché poi le politiche giovanili non vengono fatte attraverso la consulta, possono essere fatte uno strumento, e non sarà oggi con la modifica di una consulta, del regolamento di una consulta, a far sì che ci sarà uno stravolgimento delle politiche giovanili della città di Bra. Quindi
torniamo in commissione, documento condiviso, ne riparliamo e secondo me anche il consigliere delegato Abdel sarebbe più contento se arrivassimo a questo risultato. Grazie. Aspetta. Grazie al consigliere Tripodi, aveva chiesto la parola al sindaco, cui la concedo. Prego. Allora, io credo che di aver già detto prima che su questa partita il testo che arriva in consiglio comunale è il testo condiviso, visto tra me e il consigliere delegato. Il fatto che questa sera ci sia o meno il consigliere delegato, c'è chi ha la delega alle politiche giovanili, che ha la possibilità di poter andare, di portare in discussione. Devo dire anche che mi sono premurata di chiedere se proseguire la discussione oppure fermarla, e mi è stato chiesto espressamente di portare avanti la discussione. Detto questo, quindi il testo che voi avete, che avete letto, è il testo che è emerso dalla discussione all'interno della conferenza capigruppo. Allora, ci sono presenti degli emendamenti, alcuni dei quali sono condivisibili, altri non lo sono. Il primo, secondo me, non è condivisibile perché non c'è nessuna consulta che relazioni alla conferenza capigruppo. Non c'è nessuna consulta. Il secondo, viceversa, invece io credo sia condivisibile, laddove dice, con quella piccola modifica sulla questione dell'ufficio comunale preposto. Il terzo non è condivisibile perché io credo che la presenza dell'assessore è una presenza che dell'assessore o del consigliere svolge una funzione di raccordo rispetto al comune. Detto questo, non ha diritto di voto e quindi, non avendo diritto di voto, ha una presenza che può essere, che assorbe proposte che arrivano all'interno di una discussione, come anche mentre invece è condivisibile la proposta dell'emendamento numero 5. Sì, grazie signor sindaco. Consigliere Ferrero, prego. Chiederei solo un chiarimento, proprio perché anche con la consigliera qui vicino non riusciamo a comprendere bene sto punto 2. Sto emendamento 2 dell'articolo 4, che la modifica è una cosa diversa da quello che c'è scritto nel testo, dice un'altra cosa. È uno dei passaggi, questo era stato oggetto di forte discussione in conferenza capigruppo, che non dovessero obbligatoriamente essere i residenti a Bramma, cioè non, per cortesia spiegatemelo, cioè chi l'ha scritta lo spieghi, perché non mi pare che sia un'altra cosa rispetto al testo. Parliamo dell'articolo 4, andiamo esattamente al punto B, parliamo di due cose completamente diverse, per questo che non capisco, semplicemente non capisco. No, il testo qui dell'emendamento dice delle cose che non sono queste. E cos'è che emenda? Scusate, allora, per cortesia si parli uno per volta. Allora, se non ci referero a chi ha finito? Benissimo, prego il sindaco. Allora, l'emendamento, se ho capito bene, cui faceva riferimento il consigliere Ferrero, dico bene, riguarda, chiedo scusa, ma quale emendamento? Numero 2, su cui il consigliere Alasa chiede di fare una modifica, giusto?
La modifica del consigliere all'Asia è: fanno parte dell'assemblea tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare all'ufficio scuola o altro ufficio comunale allo scopo individuato dall'amministrazione comunale, giusto? Bene. D'accordo, e poi è inseriti nel registro, eccetera, eccetera. D'accordo con il consigliere all'Asia un quarto d'ora fa, si era detto di modificare ulteriormente questo emendamento che dovrebbe suonare così: fanno parte dell'assemblea tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare all'ufficio comunale allo scopo individuato dall'amministrazione comunale. Sì, ha ragione. Allora, non so. Che il testo messo nell'emendamento, cioè il testo qua era, e che è scritto così. Ha ragione Tarrello, verifica anche il resto, sì, perché il testo originale è questo qua, non questo qui. Ha sbagliato a scrivere, il testo non è questo che modifica, il testo è questo. Io penso che si riferisse proprio al consigliere all'Asia queste quattro righe. No, perché rileggiamo. Fanno parte. Lui vuole mettere chiunque da qui. Lasciamo perdere, facciamo un ordine di servizio per l'ufficio. L'assemblea. Tu. Cosa? Votiamo noi anche il secondo e farà riferimento all'ufficio. Oppure lo presentiamo noi, solo non lo so. Consigliere Tripodi. Cioè, io, scusate, consigliere Lasia, io, è questo il discorso, ma arrivare è tutto lecito, è diritto di noi consiglieri, anzi, non voglio mettere in discussione nulla, diritto di ogni consigliere presentare gli emendamenti in consiglio e in qualsiasi luogo che ritiene opportuno, ma una serie abbastanza numerosi emendamenti, magari durante già la commissione e la conferenza dei capigruppo che abbiamo affrontato la scorsa volta, sarebbe stato opportuno. Io poi per il semplice fatto che si capisce, ci guarderanno anche penso tramite internet la confusione che facciamo a dover metterci d'accordo, mettere a posto questi emendamenti, quindi chiedo gentilmente, lo chiedo al consigliere Lasia per il futuro, ma lo chiedo al futuro per tutti i consiglieri, nel momento in cui crediamo, comunque pensiamo di poter fare degli stravolgimenti o comunque dei cambiamenti, di apportare delle modifiche nelle delibere, magari di anticipare tutto questo lavoro in commissione dove si lavora in maniera più snella è migliore, così penso che si lavori male. Grazie consigliere Tripodi. Io chiedo invece al consigliere all'Asia se nella sua proposta di emendamento, la numero 2, è voluta la differente il testo rispetto all'originale articolo 4.1 B, perché non è esattamente lo stesso, cioè lei intendeva proprio dire fanno parte dell'assemblea tutti i giovani tra i 15 e i 30 anni e non residenti o se non residenti frequenti, cioè, voleva tagliare proprio tutto? Ha capito? Questo è l'inghippo, cioè l'inghippo è il rebus su cui giustamente il consigliere Ferrero ha espresso la sua perplessità. Prego. Colgo l'occasione perché così rispondo anche alla questione che ha sollevato il consigliere Tripodi. Allora, io questi commenti scritti li ho inviati il 15 dicembre, la mattina dopo la conferenza capigruppo, all'attenzione sua del Presidente del Consiglio, perché se si ricorda al termine di quella conferenza capigruppo, in cui avevo portato solo verbalmente le note che ho chiesto espressamente al consigliere delegato se dopo la discussione si riteneva comunque importante che io mandassi note scritte in modo che ci si potesse riflettere, l'ho accennato anche prima. Per cui io il 15 praticamente ho mandato queste note e non avendo ricevuto commenti,
né alcuna, alcuna risposta in merito. Adesso io ho capito che però queste note qua forse non sono state girate ai capigruppo. Ah, ok. Perché... No. Ma poi io avverto anch'io, nel senso che ho dato io la disposizione. Da cosa ha detto adesso Tripodi? Cioè, sono arrivate, probabilmente il consigliere Amajù ne avrà ritenuto di tenerne conto più o meno, nella sua libertà massima di espressione. Comunque, l'errore, qua c'è un errore evidentemente, perché poi nella proposta di delibera il testo originale, il testo era diverso da quello che invece era arrivato in discussione in conferenza capigruppo, cioè è stato modificato, per cui il testo originale che ho riportato era quello della proposta di modifica del regolamento, quindi il senso della modifica è quella di indicare semplicemente l'ufficio che l'amministrazione vorrà e non di escludere quelle cose che sono state incluse poi nella modifica che poi è stata trascritta nella proposta di delibera. Riguardo a questo, quindi io volevo solo sottolineare che da un lato, siccome ho speso insomma del tempo per leggermi quel regolamento, portare l'osservazione, trascriverle, non avendo ricevuto risposte, ho trovato logico e sensato trasferirle come emendamenti, non sapendo a priori quale fosse la posizione. Dall'altra parte c'è una cosa che non ho detto prima, a cui ha fatto riferimento lei. Lei prima ha fatto riferimento al fatto che, siccome si tratta di una consulta comunale, se non c'è la presenza dell'amministrazione comunale, diciamo, tanto vale che si facciano, adesso sintetizzo, un'associazione, insomma. Invece secondo me no, era già stato detto anche in conferenza capigruppo, forse da un altro consigliere. Perché? La consulta non è un'associazione, ma mette in campo, ma riunisce tutte le associazioni o i singoli giovani non associati in un'interfaccia, e anche propositiva oltre che consultiva, con l'amministrazione comunale. Tanto è vero che in molti regolamenti di consulte giovanili, a cui ho dato un'occhiata questa mattina, ad esempio mi viene in mente Torino o altre città, è proprio addirittura esplicitamente previsto non la non presenza degli amministratori, cioè non è che non sono citati, proprio viene proibita la presenza dentro organi direttivi degli amministratori già presenti in consiglio comunale. Quindi non mi sembrava poi quindi una cosa così, diciamo, fuori dal normale. Grazie. Grazie a lei. Allora, mi pare di aver capito. Consigliere Panero, prego. Penso che il Presidente stesse passando alle votazioni degli emendamenti, quindi solo per espressione di voto del mio gruppo, visto che l'abbiamo già reviso due volte, questa sarebbe la terza volta, quindi non lo ribadisco più, visto che ritenevamo, come abbiamo già affermato prima, che un approfondimento e un passaggio in commissione anche alla luce di tutti questi emendamenti, commissione capogruppo, sarebbe stato più opportuno. Come gruppo voteremo contrario sia agli emendamenti che alla proposta di delibera. Grazie. Grazie consigliere Panero. Consigliere Bergesio, prego. Grazie. Allora, ma io invece mi sento di dire che, dato che il regolamento di questa consulta è un regolamento molto leggero e presenta, come ha fatto giustamente notare il consigliere all'Asia, due minuscoli vizi di forma, non di sostanza, che credo che in questo caso, con i due emendamenti, magari proponendo un emendamento all'emendamento del consigliere che salvaguardi la parte della residenza, può essere accolto anche il numero 2, non il numero 1, e il numero 3 è un regolamento autoconclusivo, nel senso che norma una consulta che di fatto ha bisogno di poche regole per funzionare, e oltre a tante soprattutto oltre alle regole per funzionare ha bisogno della partecipazione dei giovani, che con questo regolamento proviamo a incentivare. Quindi andiamo avanti, votiamo favorevolmente.
Grazie, consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma cercherò di essere breve partendo dall'ultimo assunto del consigliere Bergesio, il quale ha ragione, dobbiamo allargare il più possibile la base dei giovani che partecipino, come ha ricordato anche il consigliere Allasia alla base del suo intervento. Io però mi sento, visto che la discussione ci ha preso quasi un'ora, forse anche più, e stiamo discutendo di un argomento che è stato sì discusso in conferenza capigruppo, ma l'abbiamo visto insieme al prossimo argomento che sarà quello dell'ISEE, l'abbiamo visto insieme alla discussione riguardo alla presentazione di quello che il segretario ci aveva fatto per quanto riguardava il punto precedente sul gas, abbiamo veramente in un'unica conferenza capigruppo dovuto mettere insieme tutti gli argomenti trattati poi qui questa sera. Io veramente invito davvero il sindaco ancora una volta, anche se già per due volte ha espresso la sua opinione, è vero che il consigliere Ab non c'è, però io credo che, visto il lavoro che ha svolto, sarebbe più giusto se potessimo fare ancora un ulteriore passaggio, magari per arrivare con un unico testo condiviso fra tutti. Non credo che ci siano problemi di fretta, nessuno ci corre dietro, nessuno ci ha imposto vincoli temporali. Un passaggio in conferenza capigruppo i primi di gennaio potrebbe risolvere la questione, e al prossimo consiglio potremmo approvare un testo, un elaborato condiviso da tutti i gruppi, senza arrivare a una discussione che porta via un'ora sull'emendamento e sull'emendamento dell'emendamento. Siamo proprio in Italia, scusatemi l'espressione. Quindi io invito caldamente il sindaco, se è possibile, a ripensare, tornare sui suoi passi, anche se abbiamo discusso per un'ora, facciamo tesoro di quello che ci è stato detto, ne parleremo in conferenza capigruppo e la prossima volta voteremo tutti insieme. Grazie. Allora, grazie al consigliere Marengo. Ma per dovere di cronaca io faccio notare che il testo, così com'è, è stato redatto dal consigliere delegato, il quale ha recepito moltissime delle indicazioni pervenute nella conferenza dei capigruppo, altre nella sua autonomia le ha predisposte. Il testo è giunto insieme alla documentazione del Consiglio Comunale 6 giorni fa, canonici, quindi tutti i consiglieri ne hanno avuto tempo e possibilità di dare una lettura. Sono stati proposti questa sera alcuni emendamenti da parte del consigliere Allasia, stiamo discutendo sull'accettazione o meno degli emendamenti, quindi penso che la procedura sia molto lineare e anche molto corretta. Quindi devo dire, da parte della maggioranza, l'opinione espressa dal sindaco, ribadita alcune volte, è quella di dire: questo è il testo così come è uscito dell'intenzione del consigliere, ancorché assente, ma ripeto, diventa il testo della giunta e della maggioranza. Adesso si tratta di andare avanti, di accettare o meno gli emendamenti del consigliere Allasia. Se ho capito bene, signor sindaco, è questa l'intenzione? Benissimo. Allora, se non ci sono più interventi, io porrei in votazione i singoli emendamenti. Prego, consigliere Somaglia. Esclusivamente per la dichiarazione di voto. Noi avevamo tutte le intenzioni di essere propositivi. È vero che è stato discusso, non penso ampiamente, io ho dovuto assentarmi per motivi personali dalla conferenza dei capigruppo, ma se, come ha detto qualcuno, la consulta del giovanile non ha funzionato per 3 anni, se non funziona per un mese in più non muore assolutamente nessuno. Detto questo, proprio alla luce di questi fatti, il nostro voto sarà contrario. Grazie consigliere Somaglia. Allora, procediamo con ordine. Il consigliere Allasia questi emendamenti li conferma, tranne quello su cui abbiamo trovato l'intesa. Bene, allora, prima di passare al voto di ciascuno, io devo chiedere il parere formale della dirigente, dottoressa Masini, perché così sono tutti ammissibili. Benissimo. Con la riformulazione. Anche con la riformulazione, benissimo. Come è stato riformulato il secondo? Il secondo emendamento. La questione della residenza, eccetera, eccetera, eccetera.
cioè l'emendamento. Benissimo. Chiedo scusa, solo per prego. Solo per chiarire, proviamo a leggere il testo attuale: fanno parte dell'assemblea tutti i giovani di età compresa fra i 15 e il compimento dei 30 anni residenti a Bra o, se non residenti, frequentanti un corso di studio in un istituto di istruzione secondaria universitario di Bra o quali iscritti ad associazioni sportive e culturali di volontariato aventi sede legale a Bra che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo e inseriti nel registro degli appartenenti alla consulta. Il comma successivo, il registro è tenuto aggiornato dall'ufficio di cui al comma precedente, prima di ogni riunione secondo le modalità. Il testo dell'emendamento prevederebbe che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione di un apposito modulo da consegnare all'ufficio comunale allo scopo individuato dall'amministrazione e inseriti nel registro degli appartenenti alla consulta. Il registro è tenuto aggiornato dall'ufficio di cui al comma precedente. Questo è il testo dell'emendamento che si va a votare. Chiedo al consigliere Allasia se... Ok, quindi sostituisce il secondo con questo che è stato definito. Benissimo. Quindi, okay. Benissimo. Grazie. Il parere favorevole del dirigente è il parere della dirigente è favorevole su tutti. Quindi l'emendamento è ammissibili. Certamente il dirigente non ha diritto di voto in questa sede e neanche in altre, mi pare. Cioè. Va bene. Quindi procediamo allora. Emendamento numero 1. Il testo recita: la consulta relaziona almeno una volta l'anno sulla propria attività alla conferenza capigruppo. Votiamo su questo emendamento. Per evitare gli errori di prima, ricordo che chi vota sì approva l'emendamento, chi vota no non lo approva. Bene, possiamo votare. Emendamento respinto 1A14. Emendamento numero 2, così come riformulato nella lettura che ne ha testé fatto il segretario comunale. È il caso di nuovo di leggerlo? Lo diamo per assodato? Va bene. Ripetiamo la procedura, quindi. Ricordo che questo emendamento è stato riformulato con il parere della maggioranza anche, oltre che del consigliere Allasio. 15 su 17. Dieci voti a favore e 5 voti contrari, quindi l'emendamento è approvato. Emendamento numero 3. L'assessore alle politiche giovanili del comune di Bra. No, chiedo scusa. No, abbiate pazienza qui tra un emendamento, dell'emendamento. La richiesta è di cancellare la dicitura l'assessore alle politiche giovanili del comune di Bra, eventuale ragione delegato e il funzionario responsabile del partecipano all'assemblea senza diritto di voto. Hanno diritto di parola solo se autorizzato dal presidente di seduta. Questo era la proposta che ha fatto il consigliere Allasia. Quindi votiamo se siamo d'accordo o no su questa proposta. Ammissibile, sì, parere contrario della maggioranza. Prego. Emendamento respinto con 14 voti contro 1. Emendamento numero 4.
Il consigliere Allasia chiede di cancellare il punto 2 dove c'è scritto l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Brera, l'eventuale consigliere delegato alle politiche giovanili, idem come sopra. Quindici su 17. Devo ancora. Emendamento respinto come prima, 14-1. Emendamento numero 5. Sostituire il testo previsto all'articolo 5 lettera D con il seguente: il direttivo resta in carica 2 anni, i membri della consulta non possono fare parte del direttivo per più di 2 mandati. E qui si ammissibile, e la maggioranza ha espresso il voto favorevole a questo emendamento. Nove voti favorevoli e 6 voti contrari, quindi emendamento approvato. Adesso mettiamo in votazione l'intera delibera così come è stata emendata, e poi sarà a sua volta ancora dichiarata l'immediata eseguibilità. Quindi poniamo in votazione l'intera delibera. Che cosa? Pietro Ferrero, prego. Ecco, il consigliere Ferrero può fare la dichiarazione. Cioè, dopo tutto questo casino, Allasia non ha votato. Ho votato contro? Cioè, dopo tutto questo casino, Allasia. Semplicemente che l'emendamento 5 deve intendersi come sì anziché no, un errore fatto per distrazione. Bene, passiamo alla immediata eseguibilità. Va bene. Nove favorevoli, 6 contrari. E ultima delibera del 2015, oltre che di questa sera, a meno che non ci siano sorprese. Revisione no DPCM numero 159 del 5 dicembre 2013, revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'ISEE, approvazione regolamento comunale ISEE. Illustra l'assessore Fogliato. Sì, regolamento illustrato
nell'ultima conferenza capigruppo. Il fatto di averlo portato in conferenza capigruppo come esposto in tale sede era perché è un regolamento che tocca diversi ambiti ed era difficile proprio trovare una specifica commissione, allora si è ritenuto di portarlo in conferenza capigruppo. È frutto anche di un grosso lavoro che è stato fatto negli uffici e anche di formazione a Torino tramite esperti e anche per di richieste di chiarimento e informazione in sede ANCI, perché non era così chiara la sua elaborazione. Abbiamo poi visto in estrema sintesi che le strade potevano essere due a seconda della casistica che si trovava nei singoli comuni, vale a dire vi erano realtà in cui non erano presenti alcun regolamento per tributi, per contributi, via dicendo, per tariffa a domanda individuale, con presenza di limiti seri, eccetera. Elementi utili insieme all'indice sta a dire se hai diritto anche qui in sintesi elementi che determinano un pochettino lo stile di vita condotto proprio possesso di elementi immobiliari o di automezzi natanti eccetera eccetera, che pur avendo un ISEE sotto i limiti stabiliti dal regolamento, però se possiedi queste cose non ti danno diritto a fare domanda. Pertanto il comune di Bra, come questi altri comuni e seguendo anche le indicazioni che ci arrivavano dall'ANCI, ha fatto, chiamiamolo così, una delibera quadro. In questa delibera quadro, per diciamo l'80-85% sono stati recepite le indicazioni della legge nazionali. Vi è uno specifico rimando agli ambiti che ho detto prima e pertanto ai relativi poi regolamenti. Vi è anche un altro specifico, scusate la voce, un altro specifico rimando a eventuali bandi e normativi e normative di enti locali superiori. Spiego, se vi sono dei bandi, come vi sono stati nel tempo, in particolare regionali e in particolare riguardanti le emergenze abitative, in quel caso lì è la stessa regione, pertanto lo stesso bando, che specifica il limite ISEE o le eventuali altre casistiche che devono essere adempiute per poter chiedere di partecipare a questo bando. Anche qui vi è uno specifico richiamo ai bandi di enti locali o enti locali superiori. Le integrazioni, come già illustrato per quanto mi riguarda in estrema sintesi, più nel dettaglio da parte del funzionario che ha fatto un po' da raccordo con i vari uffici, appunto le implementazioni comunali riguardano in particolare l'articolo 2, che è gli ambiti di applicazione, l'articolo 3, ulteriori criteri, l'articolo 7, la validità dell'ISEE, l'articolo 8, l'ISEE corrente, l'articolo 9, l'ISEE provvisorio e in ultimo
alcuni articoli del capo 3 che riguarda i controlli, compreso un'osservazione che era stato fatto a chi ha partecipato, penso che si ricorderà, per quanto riguarda quando si accerta che non si aveva diritto ad avere il contributo, pertanto si richiede indietro alla persona interessata il contributo, come agire da parte del funzionario preposto. Non era una casistica così semplice da declinare in un unico articolo, allora gli uffici hanno proposto, come riportato nello specifico articolo relativo ai controlli, cioè vale a dire si esamina di caso in caso in base anche all'ammontare che viene richiesto indietro alla persona interessata, che se ricordo bene era anche venuto fuori questo in sede di questo consiglio, chiamiamolo così, in sede di discussione. Grazie all'assessore. Consigliere Marengo. Grazie Presidente. Sì, in effetti l'altra sera in conferenza capigruppo abbiamo visto abbastanza dettagliatamente questa proposta, anche perché se non ricordo male gran parte della proposta è sovracomunale, quindi arriva da enti superiori, integrata appunto con alcune particolarità proprie di questa proposte da questa amministrazione. Se non ricordo male, l'assessore mi correggerà, mi sembra che il punto 10 e il punto 11 fossero invece stabiliti dalla giunta, cioè i controlli sostanzialmente. Bravissimo. Tenendo presente che ormai l'ISEE è entrato nella vita di ciascuno di noi e sempre più andrà ad incidere in quella che è la quotidianità di tutti, in particolar modo i nostri concittadini, e potendo andare ad incidere oggi nella bozza su quello che può essere il controllo, quasi esclusivamente su questo, noi tutti, e per noi intendo tutta la minoranza, riteniamo che effettivamente per quanto riguarda il punto 11, l'articolo 11.c, cioè i controlli a campione, riteniamo che quella cifra, cioè del 10% come cifra indicativa e non inferiore al 10% appunto sui controlli a campione, avendo già parlato in conferenza capigruppo del fatto che effettivamente si sono riscontrate molto spesso delle incongruenze o degli errori o delle inadeguatezze, riteniamo che questa cifra sia effettivamente troppo bassa. Noi proporremo questa sera un emendamento per cui chiederemo che il punto C resti così come è stato scritto, ma che venga corretta la percentuale non più del 10% ma del 30%. Lascio al Presidente, posso? Già un po' di tempo che non vedevo emendamenti, quindi lo accolgo volentieri. C'è un emendamento. Questo è cortissimo, è brevissimo. Cosa ci porta Babbo Natale? Gli emendamenti. Un emendamento. Ma sì, va bene. È stato scritto a mano perché è stato condiviso solo oggi, praticamente allora, da tutti i consiglieri di minoranza. E vorrei dire. Lettura dell'emendamento. Vorrei quasi dire i miei compagni di strada, come diceva il mio leader, ma tenderei, leader Massimo, ma tenderei ad escludere questa dicitura. Grazie. Scusa, leader Massimo sicuramente lo è Massimo Somalia, quindi si chiama Massimo. Poi io do lettura subito dell'emendamento. I sottoscritti consiglieri comunali Roberto Marengo, Massimo Somalia, Marco Elena, Panero Sergio, Tripodi Davide, Allasia Claudio, vista la proposta di bozza di regolamento per le prestazioni sociali e per l'applicazione dell'ISEE, propongono il seguente emendamento numero 1 all'articolo 11.c, modificare il passaggio, di modificare il brano, il passaggio, sì sì,
Il controllo è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%. Ecco, questa cifra è emendata, quindi tenere tutto così com'è, modificando solo 30% al posto di 10%. Oh, un emendamento semplice, grazie. Molto bene, grazie. Non è il caso di fare le fotocopie perché è la cioè è facilissimo. La seduta, la discussione è ovviamente aperta. Quindi questo è l'emendamento di tutti i gruppi della minoranza. Ci sono altri interventi? Non devo più dirlo perché poi arrivano. Quindi prego allora il vice sindaco. Allora, anche qui a livello di uffici si è stata esaminata il discorso della percentuale prima di andarlo a proporre in conferenza capigruppo. Il testo dice non inferiore al 10%, pertanto può essere applicato il 20, il 30, il 40, dipende dalle situazioni concrete. Si è ritenuto come uffici di lasciare questa soglia, inteso non inferiore al 10%, e poi di lasciare la facoltà anche a seconda delle situazioni concrete e al numero anche di richieste ci sono e pertanto di ISEE, di alzare al 20, il 30, il 40, poi realmente, perché parliamo di una soglia minima in questo caso. Grazie all'assessore Fogliato. Prego, consigliere Marengo. Sì, capisco questa precisazione. È anche vero però che poi viene lasciato tutto alla discrezionalità dell'ufficio. E mi rendo conto che sia difficile, attenzione, non stiamo qui a voler fare una polemica sterile e una polemica inutile. Effettivamente però il 10% può corrispondere come minimo a un massimo totale del 100%, un minimo del 10%. Noi vorremmo che fosse inserito nella bozza una cifra più esatta, ecco, questo è lo scopo del nostro 30%, la nostra richiesta. Io onestamente avevo iniziato chiedendo addirittura un 50%, poi i miei colleghi mi hanno fatto desistere, ma siamo a 900 domande, se non ricordo male, è elevatissimo, ma noi non stiamo discutendo il fatto che il numero sia questo. Effettivamente però resta comunque il discorso che un controllo maggiore e una maggiore attenzione è, credo, necessaria. Il dottor Smareglia proprio l'altra sera diceva appunto che il numero di ISEE per cui controllati, per cui sono stati scoperti errori o addirittura falsi, ISEE falsi, rappresentavano un numero comunque non indifferente, anche se per cifre complessive non elevatissime, mi sembra che fossero al massimo per 3.900 euro. Noi chiediamo semplicemente che il numero dei controlli sia aumentato, eventualmente se l'amministrazione ritiene, può destinare magari risorse maggiori a questo ufficio sottraendole ad altri uffici, quindi magari dando una mano ai controllori in maniera tale che il maggior numero di domande possa essere controllato. Il senso della nostra richiesta era sostanzialmente questo. Grazie. Grazie a lei. Sì, prego, vice sindaco. Io parto proprio, la ringrazio del suo intervento, in particolare di come ha chiuso, ecco, l'intervento, e parto proprio da questo aspetto qui. Proprio perché chi rappresentava gli uffici in quella sera le ha evidenziato anche di quello che è il frutto del lavoro, le posso garantire che pur in presenza di una mole di lavoro enorme che hanno gli uffici dovuto ai diversi bandi che abbiamo creato e che escono sulle varie emergenze, però l'attività dei controlli è intensissima, con personali ben oltre quello che è stato detto a cifra minima e che continuerà anche in quel senso lì. Perciò sull'operato degli uffici c'è la massima tranquillità, anche perché
non avevano bisogno di questo, però la stessa Giunta ha dato disposizioni che venga fatto questo lavoro. Noi riteniamo che bisogna essere, l'abbiamo ripetuto più volte, essere puntuali, presenti sulle emergenze, anche con cifre importanti a volte dove occorre, ma dall'altra parte bisogna essere presenti e puntuali con la massima diligenza nei controlli. Ecco, riteniamo, come è stata l'indicazione ANCE eccetera, che è presente in diversi comuni, di attenerci a questo formalmente. Nella realtà, formalmente inteso come forma scritta, nella realtà quello che avviene è di gran lunga superiore e l'attività controlli è una delle attività prioritarie degli uffici. Grazie al Vice Sindaco. Prego, consigliere. Questa percentuale di controlli più o meno noi oggi sappiamo a quanto equivale? Indicativamente, sì, no, a una precisa domanda richiede anche una precisa risposta. È giusto che gli uffici verificano a seconda della tipologia degli interventi e le forniscono la percentuale. Però io credo che la dirigente oggi un'idea minima ce la possa avere, ce la possa dare indicativamente, non stiamo chiedendo cifre precise. Come diceva l'assessore, il controllo e l'assistenza avviene anche nella compilazione, per cui quando si rilevano immediate incongruenze vengono subito segnalate, ecco allora già subito non vengono accettate così tout court, ma vengono perlomeno analizzate in maniera abbastanza già subito approfondita. I controlli dipende dalla tipologia, quelli a seconda delle prestazioni che vengono erogate. Comunque un 10, un 15% sono sempre state finora eseguite. Poi in maniera dettagliata, semmai prestazione per prestazione, ve le daremo. Grazie. È importante questo appunto che ha dato la dottoressa Masini, cioè nei percentuale dei controlli è giusto anche sommare tutto quello che qua il regolamento lo prevede, cioè il controllo preventivo, cioè soprattutto quello che è il frutto anche della composizione del nucleo familiare, tutti questi elementi che noi abbiamo a disposizione tramite gli archivi informatici comunali, che va a sommarsi ai controlli a posto, per quello che dico che parliamo di percentuali importanti sotto l'aspetto controlli, perché parliamo del preventivo e poi del posto. È il quarto intervento suo, Però ho taciuto tutta la sera. Ha ragione. Cioè, paradossalmente tacessi un mese e poi non è che la settimana dopo la faccio parlare 15 volte. Cioè, mi ha dato una buona idea, tacerò per i prossimi consigli. No, ma dichiarazione solo di voto. Sì, certo. Solo manteniamo comunque l'emendamento. Effettivamente però c'è una diversità fra un controllo preventivo e un controllo successivo. Pur dicendo che comunque il controllo viene fatto a monte, effettivamente così. Colgo l'occasione, se mi permette, Presidente, per ringraziare attraverso dirigente Masini tutto il personale che si occupa degli ISEE, ma in generale tutto il personale del Comune. Grazie. Grazie, consigliere. Possiamo, allora, come sempre, se non ci sono più interventi, pongo in votazione l'emendamento della minoranza che chiede la soglia non inferiore al 30%. Ammissibile, parere sfavorevole della maggioranza. Segnalo perché ero l'ultimo. Mi pare che sì. 15-17, votiamo, ripeto, sull'emendamento. Ho sbagliato, chiedo scusa.
7 favorevoli e 8 contrari, ma c'è la dichiarazione del sindaco che dice che ha sbagliato. Non abbiamo capito votazione. Sì. Però l'ho detto mentre stavo votando. Sì, sì, sì. L'ha detto mentre stava votando. Confermo. È colpa degli emendamenti. Sono i 19 gradi che abbiamo. Sì, detto. Allora adesso votiamo la delibera. Sì, 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 ma adesso facciamo prima della DIE, facciamo la dichiarazione del sindaco. Come sì. Vabbè, allora, prego. Lamento, intendevo votare no. Adesso votiamo la delibera così com'è. Segnaliamo. Va bene. Votiamo. Favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Questa è DIE. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Segnaliamo la presenza. Va bene. Si può votare. Votazione chiusa, 12 favorevoli e 3 contrari. Bene, il consiglio è chiuso, ancora auguri di buon Natale, per l'anno nuovo ce li faremo ancora, avremo ancora qualche commissione prima della fine dell'anno.